Io ricordo che uno degli elementi che mi ha portato a impegnarmi in politica è stata una discussione con mia mamma, che mi raccontava di quando lei, giovincella, aveva ascoltato alla radio il caso di un giovane studente dell'Alabama di colore che un'università dell'Alabama aveva respinto dall'ingresso all'università. E allora un altrettanto giovane, un poco più giovane, un poco più vecchio, ma un giovane ministro della difesa che si chiamava Bob Kennedy, mandò l'esercito per difendere il diritto di quel cittadino americano a iscriversi all'università. L'idea che dopo appena 40 anni a capo di quell'esercito ci sia un afroamericano, ci sia un uomo di colore, ci sia una persona venuta da una storia abbastanza semplice, certo non una storia dinastica come altre volte è accaduto negli Stati Uniti, è per me un elemento che in qualche modo, non dico smentisce, mai mi permetterei di farlo rispetto alla perdita del rapporto tra politica e speranza, ma certo segna un elemento di innovazione fantastico. Io non l'avrei mai immaginato, non dico un anno fa, ma sicuramente non l'avrei mai immaginato in un arco di tempo ristretto. La politica è in crisi, la politica e speranza sono in crisi, beh, fino a un certo punto, perché Obama ha giocato la carta ha giocato più volte la carta della parola speranza, hope, della parola cambiamento, change, del valore ideale da inserire nel dibattito politico. Allora cosa vogliamo dire? Che la speranza c'è ma non c'è in Italia forse? Cioè che il rapporto tra speranza, tra politica e speranza conosce nel mondo una fase nuova. Uno potrebbe dire, il professor Angotti ha già inserito l'argomento, beh sì, parliamo magari dei grandi e dei massimi sistemi, ma in Italia è più difficile immaginare, è un po' quello che mi pare che tu provassi anche a buttare in campo come argomento di riflessione, è più difficile invece farlo in Italia sulla scuola. Non c'è dubbio, questo è un paese nel quale abbiamo una legge sull'edilizia scolastica, voglio partire di qui prima ancora che dai grandi temi educativi, la legge 23 del 1996, che non è rifinanziata da anni. Cioè noi abbiamo una polemica quando accade il fatto gravissimo di un ragazzo di 18 anni che in un istituto di Rivoli perde la vita perché crolla il soppalco, il controsoffitto, non il soppalco. E contemporaneamente nessuno fa riferimento al fatto, o pochissimi, o comunque solo le addette ai lavori, passata l'onda emotiva, che dal 2004 la legge 23 del 96, che è quella del rifinanziamento dell'edilizia scolastica, è bloccata. Noi siamo in una terra, la provincia di Firenze, che su questo settore ha investito molto e che comunque presenta una situazione di normativa assolutamente tranquillizzante, quindi non è il caso di fare allarmismi. Però fa pensare il tema che la politica non è in grado di incrociare il senso del futuro quando non è in grado di incrociare neanche la tutela dell'edilizia scolastica. E guardate che sul rifinanziamento della legge 23 sono passati tre governi diversi di due schieramenti diversi. Allora su questo potrebbe dire un osservatore, beh, questo è un settore nel quale vedi che la politica mostra i propri limiti. Io penso, e termino rapidamente, che ci sono nella vita di tutti i giorni tanti momenti in cui la politica è chiamata a fare il proprio mestiere, e il proprio mestiere è per definizione seminare speranza, guardare il futuro, richiamare responsabilità, investire sull'attesa. Se la politica non è questo, la politica non è tale. Se la politica non è costruzione di futuro, la politica perde la dignità della propria identità. Io credo fortemente in questo. Mi piace da morire l'idea che la politica sia non schiacciata sul presente e sulla quotidianità, ma sia sguardo profondo. Nel pregevolissimo lavoro dei laboratori didattici questo elemento viene richiamato anche attraverso le osservazioni su alcuni pensatori contemporanei o meno, ma molto interessanti. È davvero, condivido la riflessione che fa Ferraro, è davvero un volume, come dire, da leggere anche da parte dei politici. Io non l'ho fatto tutto, lo dico subito, pur avendolo, ringrazio padre Provedani, ma non l'ho fatto tutto, spero di poterlo fare, quello dell'anno scorso sì, e devo dire che ne è valsa la pena. Però quello, e concludo, quello che mi sembra particolarmente importante da sottolineare, da evidenziare, è che non è vero che in questo nostro
mondo, i giovani e in generale le nuove generazioni sono lontane dalla politica perché la politica è lontana dalla costruzione di speranza. Direi che dobbiamo essere attenti e definire con grande puntualità la buona politica dalla cattiva politica. È buona politica la politica di chi in qualche modo tiene insieme il sogno con la concretezza, di chi tiene insieme una tradizione con il domani, di chi, cito di nuovo Barack Obama, il giorno dell'elezione dal palco di Chicago fa due esempi straordinari. Dice, vedete, Mary Ann è una signora di 106 anni che stamattina è andata a votare. Per larga parte della sua vita Mary Ann non ha potuto votare, perché donna, perché di colore. Aveva due elementi ostativi per potersi permettere il diritto del voto. Oggi questa signora, era il 4 novembre, è andata a votare e ha votato per Barack Obama. Ma accanto a tenere per mano questa storia, il neoeletto presidente degli Stati Uniti ha tenuto per mano, idealmente, la figlia di 7 anni e ha detto, mia figlia, se continueranno, come è ovviamente auspicabile, i progressi medici e scientifici e si allungherà ulteriormente l'età media già assolutamente cresciuta fortunatamente in questi anni, vivrà nel 22esimo secolo, arriverà a toccare il 22esimo secolo, lambirà il 22esimo secolo. Io trovo che sia straordinario che un politico tenga insieme la tradizione da un lato e il fatto di pensare a una società che è la società che verrà. È come se noi provassimo a impostare una discussione non solo sul dibattito degli ultimi 5 anni, ma che potessimo essere in grado di immaginare la società che costruiremo. E credo che questo sia il compito della politica. E allora credo che noi dobbiamo essere grati a chi ha fatto una riflessione su questi temi, essere consapevoli del fatto che la speranza è probabilmente la virtù più difficile, per chi ha scritto delle pagine meravigliose su questo. La speranza è la più grande scelta controcorrente in un periodo come quello in cui noi stiamo vivendo. Oggi tutto ci fa pensare che la speranza sia finita. Crisi economica, crisi finanziaria, crisi culturale di un paese che comunque è ripiegato su se stesso, crisi, facevo dei riferimenti, anche immediata, puntuale, contingente, rispetto alle questioni scolastiche. Però penso di poter dire che ci siano anche nella nostra terra tanti elementi che ci fanno guardare al futuro con convinzione e con entusiasmo e passione. Io non mi aspettavo, lo dico concludendo idealmente questi 5 anni in provincia, di trovare la situazione scolastica che abbiamo trovato dal punto di vista dell'edilizia. La provincia ha fatto diventare la scuola la prima voce, per ovvi motivi, è un dovere, più 22% perché sono cresciuti i ragazzi in modo significativo, da 28.000 a 39.000. Però se devo dire una cosa di cui sono fiero e orgoglioso è aver visto la ricchezza culturale, sociale, dei progetti dell'offerta formativa, tra cui rientra a pieno titolo il grande lavoro che fa l'Istituto Stenssen e questo specifico lavoro, quindi non solo sui laboratori didattici ma anche sul novembre Stenssenano ed altro, perché è il segno di una città che è molto più viva di quello che noi pensiamo, di una provincia che è molto più viva di quello che noi pensiamo. I giovani filosofi che riflettono sul senso delle discussioni che animano insieme agli studenti, ai ragazzi, ai professori, al corpo docente, questo tipo di attività non da oggi, non nell'ultimo periodo e basta, è a mio giudizio uno degli elementi di maggiore speranza per il futuro, perché ci consegna un'immagine di una nuova generazione che non è ripiegata su se stessa, che è desiderosa di costruire il domani, che è desiderosa di guardare il futuro anche attraverso un supplemento d'anima e di ideale che forse la politica nazionale, la politica italiana ci fa perdere, ma che credo sia profondamente vivo, profondamente ricco nel tessuto sociale di tutto il nostro territorio e che mi fa dire sì, noi dobbiamo pensare all'edilizia scolastica, noi dobbiamo pensare a costruire le aule, ma l'ipotesi di costruire cittadinanza è la cosa più bella e la stanno facendo le tante realtà associative e culturali come quella che oggi ci ospita.